Ragazzi, devo parlarvi. Oh no, ancora con questa storia di Marco. Non l'hai capito che non ti vuole? Ma che dici? Stamattina sono andata a fare delle fotocopie, ho visto una cosa molto strana. E che hai visto? Un fantasma? Smettila, ho visto Carmine. E allora? Anche se ha quei baffi non fa così paura. Ma non è questo, stava trascinando qualcosa di strano verso la sua auto. Ecco, a me sembrava un corpo. È impossibile. È impossibile, eppure il corpo c'era, ne sono sicura. Carmine quindi sarebbe un assassino. Ragazzi, pensateci bene, potrebbe aver ucciso qualcuno a scuola e poi avrebbe potuto portare il corpo fuori come semplice immondizia. Oh mio Dio, e chi potrebbe essere il malcapitato? Ieri l'ho sentito litigare forte con Fausta, i due si beccano sempre. Hai ragione, oggi non l'ho vista a scuola da una certa ora in poi. Venerdì mi serve, no, io ti posso dire, giorno ci esco, non fa male a nessuno. Se tu vuoi prepotente fai a casa tua, io a casa. Ma perché? Qua siamo a scuola e comando io. No, abbassa un po' la voce. Non ti tocca le femmine, capito? Ma qua fai non ti tocca, sei prepotente. Io il prepotente, tu sei, non mi hai fatto male, capito? Pensateci bene, potrebbe aver ucciso un prof, magari Grasso. Carmine da piccolo odiava la matematica e tutti sanno che con Grasso non corre buon sangue. In effetti, all'uscita non c'era, pur essendo in un orario. Basta questa matematica, non si sopporta più questo nulla. Matematica, sempre matematica, non la sopporto. Oppure potrebbe essere uno di noi, un alunno, uno che dà sempre fastidio nei corridoi. Ragazzi, io chiamerei la polizia. Aspetta, dai, perché non sentiamo prima il parere di Giordana? Lei sta sempre a leggere romanzi gialli, è di sicuro un'esperta di questo genere. Giusto, Tony, sicuramente sarai in biblioteca. Andiamo. Ragazzi, mi state dicendo qualcosa di veramente scottante, lo sapete? Sì, ma non vorremmo né chiamare la polizia né affrontare Carmine, non abbiamo prove. Però abbiamo degli indizi. È già qualcosa. Fatemi pensare, che cosa potremmo fare? Ragazzi, potremmo sentire dei testimoni. Qualcuno che abbia visto qualcosa, qualcuno che sappia qualcosa e che ci possa aiutare nelle indagini. Potremmo fare domande all'interno della scuola. Qualcuno saprà dirci qualcosa senza che il sospettato se ne renda conto. Buona idea, mettiamoci all'opera. Ecco Lina, sto uscendo, chiediamo a lei. Signora Lina! Sì? Scusi, potremmo farle qualche domanda? Sì, dite pure. Ci saprebbe dire in che rapporti sono la signora Fausta e il signor Carmine? So che spesso litigano. Sì, litigano spesso. Questo è vero, come cane e gatto. Però alla fine poi si vogliono bene. Ma perché voi me lo chiedete? Niente, è una mia curiosità. Saprebbe dirmi adesso Fausta dov'è? Oggi aveva un forte mal di testa. È andata a casa. E adesso ci devo portare pure le medicine. Va bene. Grazie mille, ci scusi. Bene, arrivederci. Ragazzi, mi sa che Fausta è viva e vegeta, cerchiamo altrove. Ecco la prof. Davvero, chiediamo a lei. Prof. Davvero. Ha per caso notizie del professor Grasso, lo stiamo cercando. È andato via un po' prima oggi, mi ha chiesto di sostituirlo. Infatti, doveva fare un volo col suo amato parapendio. Grazie mille. Di nulla. Ragazzi, il professore è vivo, vegeto e soprattutto in volo. A questo punto dobbiamo aspettare domani. Buongiorno ragazzi. Carletto non c'è, Carmine lo richiamava sempre, mi sa che stavolta ha proprio perso la pazienza. Oh mio Dio. Thank you.
Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Sì, sono la professoressa. Carletto non è a scuola. Ha dormito da pochi, staranno arrivando in ritardo, capisco. Come al solito. Ok, se ci sono problemi mi può richiamare. Sì, va bene, le faccio sapere. Buona giornata. Pochi, ma stanotte Carletto ha dormito a casa tua? In realtà no, doveva venire a casa mia, solo che all'uscita da scuola non l'ho più visto. Allora è lui la vittima. Prof, posso andare in bagno? Sì, certo. Dove ti hai ricacciato? Sono stato qui tutta la notte, ho perso una scommessa, una lunga storia. Vai, 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 entra. Non voglio passare tutta la notte qui. Hai perso la scommessa, entra, forza. Ma adesso come stai? Tutto bene. Dai, adesso andiamo in classe. Prof, ho trovato Carletto, fortunatamente non era lui. Meno male. A questo punto non ci resta che interrogare il sospettato. Mi dica, perché sto qua? Dov'era ieri intorno alle 2? Stavo riordinando i laboratori della vecchia segreteria. So che si è sbarazzato di qualcosa di ingombrante. In effetti sì. Mi dica, di chi si tratta? In che senso? Qualcuno ha visto che lei trasportava un corpo umano. Ma qua corpo umano? Vi state sbagliando. Non era un corpo umano. Poi ve lo faccio vedere. Se era un corpo umano. Ma quale corpo umano? Quale corpo umano? Vedete, è questo. Mica è un corpo umano. Ma è un manichino. È il manichino del laboratorio scientifico. Quanto pesa sto manichino?